Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Andrea, ti chiedevo appunto le tue fonti cosa ti dicono precisamente di quello che sta succedendo dentro Severodonetsk. Guarda, le mie fonti sono sempre quelle che sono asserragliate nel magazzino alimentare che avete visto negli scorsi giorni nelle immagini che abbiamo girato, che si trova esattamente al centro della città, quindi in una posizione centrale. E quello che dicono appunto è che i russi sono molto vicini, addirittura sono, dicono alla porta accanto, che immagino che sia una metafora, però per dire che insomma sono molto 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 vicini, ma non sono ancora arrivati. Quindi poi ovviamente ci sono due narrazioni diverse. Kadyrov, il leader dei ceceni, dice che Severodonetsk è praticamente conquistata, mentre gli ucraini parlano di una controffensiva. Quello che poi mi hanno detto le mie fonti, che hanno diciamo contatti anche con la polizia ucraina, e che parte della popolazione avrebbe accolto i russi in modo festoso, soprattutto in alcuni quartieri periferici. E questo insomma ha colpito molto la polizia, insomma i militari ucraini, ma come vi dicevo molti di quelli che sono rimasti 10.000 persone su 100.000 abitanti dell'anteguerra della città, alcuni di questi 10.000 con cui avevo parlato erano effettivamente insomma filo russi e sono rimasti per aspettare i russi, quindi ci sta insomma che poi li abbiano accolti in questo modo. Però,